Ciao a tutti e benvenuti a questo unboxing dedicato a Loot Crate, il box di novembre, che questo mese è dedicato all'argomento combat. L'ho già aperto, ma non so ancora cosa c'è dentro, per cui adesso andiamo a scoprire insieme cosa è arrivato. Allora, la scatola. Allora, cominciamo da questo. Direi delle tartarughe ninja. È di una bellezza eccezionale, ok? Shredder, ma non lo so, non sono molto esperto di tartarughe ninja, per cui mi direte voi di chi è questo magnifico occhiale. Credo che lo metteremo tra le cose di carnevale. Poi, oh, abbiamo una ghiandaia imitatrice. Quindi una spilletta dedicata a Hunger Games, molto bello. Una spilla. Deve essere Fallout. Poi abbiamo la mia tessera di membro ufficiale di Loot Crate. Bene. Una magnifica cartolina per regalare altri box. Poi abbiamo una serie di adesivi, stickers. No, sono magnetici. Ecco qua, chi sono? Cute Diddly. Questo sono Gormiti. No, Blizzard, World of Warcraft, scusate. Poi, andiamo ai pezzi forti. Oh, abbiamo anche qua un collezionabile. Ecco. Sono fatta di Teflon. Ah no, l'apertura. Voi sicuramente sapete meglio di me come si chiama questo mostro, però è bellissimo. Vediamo anche il suo piedistallo. Poi il solito libretto dedicato a Combat. Ah, eccolo qua. Con la descrizione di quello che abbiamo trovato. E finalmente veniamo al pezzo grosso grosso. C'è un Vault Boy. Un po' chi è? Bellissimo Vault Boy della Voltec, ovviamente Fallout 4 con la sua scatoletta. E infine abbiamo un poster di Street Fighter. Ah no, è un fumetto, scusate, è un fumetto.
E per finire, ecco qua, la scatola nella sua completa bellezza. Beh, insomma, ci sono anche le istruzioni per montarla. Una scatola molto ricca, molto molto bello. Allora non resta che a questo punto destinare i vari oggetti in casa e aspettare quella di dicembre, che sarà dedicata a Galaxy. Ciao a tutti!